Carissimi, davanti al corpo di Santa Bernadette al convento di Saint-Gilles d'Ars a Nevers, m'ero ripromessa ad andare un giorno in pellegrinaggio a Lourdes. Ho mantenuto la promessa ed è dalla città di Maria che oggi vi scrivo. Lourdes, città del sud-ovest della Francia, è situata all'incrocio delle sette valli dell'Avedan, alle porte dei Pirenei. Il fiume che la attraversa è chiamato qui Gave de Pau e nasce nel cuore della montagna, nel circo di Gavarnie. Lourdes oggi sarebbe una città sconosciuta se ieri Maria non avesse chiesto ad una ragazza d'andare a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella. Lourdes, città di 18.000 abitanti, accoglie ogni anno più di 4 milioni di pellegrini che vengono da tutto il mondo per conoscere e vivere il messaggio della Signora di Massabielle. Il clima di preghiera, così forte e caratteristico, rende incontestabilmente Lourdes una capitale della fede. Prima la Purdum, poi Lourdes, la città fu chiamata Lourdes solo nel corso del XVI secolo. Dall'alto della Rupe, i bastioni ricordano un passato guerriero e ricco di storia. Oggi il castello è un museo dei Pirenei e custodisce la memoria della regione, la Bigorre. È possibile scoprirvi usi e costumi tradizionali. La vecchia cappella conserva queste antiche statue in legno policromo dell'antica chiesa di Lourdes demolita agli inizi del secolo. Lourdes è anche una città turistica dove tutto è previsto per il comfort dei visitatori. Lourdes è la seconda città alberghiera della Francia. Nel 1841, però, è solo una borgata che si attraversava per andare verso Luz, Barège e Cauterets, già famose per le acque termali. Tuttavia, Lourdes brulicava di vita. Numerosi artigiani e commercianti animavano l'economia locale. Mercati e fiere di bestiame attiravano i contadini dei dintorni. Lourdes aveva un tribunale, degli avvocati, un commissario di polizia, i suoi medici e i suoi farmacisti, come Payasson, il cui cioccolato fu dichiarato fuori concorso all'Esposizione Universale. E poi, ai piedi del castello, il ruscello La Paca faceva funzionare 8 mulini. Fra questi, il mulino di Bolli. Vi si macinavano segale e grano trasportati dai muli dei contadini della valle. È qui che tutto comincia nel mese di luglio del 1841. Il mugnaio Justin Castereau è vittima di un incidente. La moglie, Claire, si ritrova vedova con 6 figli a carico. Per far girare la macina occorre un uomo e per questo motivo vuol far sposare la figlia maggiore, Bernard, con François Soubirous. Ma François si innamora della più giovane, Louise, un'incantevole bionda dagli occhi azzurri. François sposa Louise il 9 gennaio 1843 nella chiesa di San Pietro a Lourdes. L'anno dopo, il 7 gennaio 1844, nasce Bernadette, che sarà battezzata 2 giorni dopo nel fonte battesimale che ancora oggi è possibile vedere nella chiesa parrocchiale. I Soubirous sono una coppia unita secondo le più solide tradizioni cristiane. All'improvviso, la loro vita tranquilla è scossa una sera di novembre del 1844. Una candela cade su Louise e la ustiona ad un seno. Bernadette, non potendo più essere allattata, è affidata ad una nutrice a Bartres, dove resterà fino al 1 aprile del 1846. Gli anni passano. Adesso Bernadette ha una sorella e un fratello, Toinette e Jean-Marie. Al mulino regna la serenità, l'accoglienza è calorosa, e François è accomodante con i clienti. Pagheranno quando potranno. Poi un incidente. Mentre scalpella una macina, una scheggia gli si conficca nell'occhio sinistro.
Le macchine a vapore cominciano a far concorrenza ai mulini ad acqua. I subirus, che obbediscono di più al buon cuore che ai loro interessi, non hanno per niente il senso degli affari. E nel mese di giugno del 1854, quasi sul lastrico, sono costretti a lasciare il mulino. Autunno 1855. Una terribile epidemia di colera fa 38 vittime a Lourdes. Anche Bernadette s'ammala. Guarisce per un soffio, ma per tutta la vita conserverà un'asma cronica ed una salute fragile. E poi una carestia colpisce la regione. Per sopravvivere e guadagnare qualcosa da mettere sotto i denti, François fa il manovale e Louise il bucato per conto d'altri. Nel novembre del 1856, Bernadette è impiegata come cameriera nella taverna della madrina, Bernard Castereau. Ma la miseria è grande. Agli inizi del 1857, i subirus sono di nuovo sulla strada. Dopo qualche esitazione, un cugino presta loro un minuscolo locale al pian terreno. Si tratta dell'ex prigione municipale, una tana per topi, buia, umida, maleodorante, il cachot. La cattiva sorte continua a colpire. Il mattino del 27 marzo, due gendarmi arrestano François. Al fornaio sono stati rubati due sacchi di farina. François è messo in prigione. Riconosciuto innocente, sarà rilasciato 8 giorni dopo, ma ciò non cancellerà il disonore d'essere stato accusato come un ladro solo perché erano poveri e sprovvisti di tutto. Adesso Bernadette ha 13 anni. Per avere una bocca in meno da sfamare, è inviata a dare una mano nella fattoria della nutrice a Bartres, dove fa le faccende di casa e bada ai maiali. Bernadette desidera fare la prima comunione. Alla sera la nutrice le insegna il catechismo, ma la ragazza ha scarsa memoria e la nutrice poca pazienza. Sei proprio una locca, non riuscirai mai a fare la prima comunione. Di giorno custodisce il gregge, ma la famiglia le manca e l'accompagna un forte desiderio d'andare a scuola per imparare a leggere e scrivere. Allora, durante una visita ai genitori, inventa una buona scusa. Il parroco di Lourdes vuol farmi fare la prima comunione. Il 21 gennaio 1858 Bernadette rientra nella miseria del cachot. Giovedì 11 febbraio 1858. Nel camino il fuoco non arde più. Bernadette, Toinette e l'amica Balloum vanno alla ricerca di legna. Una persona anziana suggerisce loro di raccogliere quella appena tagliata. «Eh no! I subirus non sono dei ladri!» Le ragazze si recano alla grotta di Massabiel, laddove il ruscello d'un mulino si congiunge col Gave. Toinette e Balloum attraversano il ruscello. L'acqua, freddissima, le fa piangere. Bernadette esita. «Aiutatemi a gettare delle pietre perché possa passare!» Ma le altre le rispondono di sbrigarsela da sola. Mentre Bernadette toglie le calze, un rumore simile al vento le fa alzare la testa. Ma i pioppi attorno non si muovono. Guardando verso la grotta, vede apparire in un chiaro alone una giovane donna. Credendo di ingannarsi, si stropiccia gli occhi, ma l'apparizione è sempre là e le sorride. Spaventata, porta la mano incerta alla corona del rosario. L'apparizione, sempre sorridente, fa il segno della croce. Bernadette non ha più paura. Anche lei si segna e si mette a pregare. Bernadette è sorpresa. Le altre non hanno visto niente. Contro la promessa di mantenere il segreto, riferisce alla sorella dell'apparizione. Ma Toinette non è capace di frenare la lingua. Bernadette parla dell'accaduto al proprio confessore, Don Pomion. Questi informa il parroco, Don Père Amal, che gli raccomanda una grande prudenza. La domenica seguente Bernadette riesce ad ottenere il permesso di ritornare alla grotta. È seguita da un nugolo di ragazze che hanno portato pure dell'acqua benedetta. Balloum, arrabbiata perché non l'hanno aspettata, lancia un sasso che provoca il panico. Bernadette non si è mossa.
Louise viene a cercare la figlia armata di un bastone. Il giorno dopo l'affare è sulla bocca di tutti. Al Café Français i notabili commentano il fatto con ironia. Per di più siamo in pieno carnevale. Una ricca signora trova la cosa sconvolgente e decide di accompagnare Bernadette alla grotta per spingerla a chiedere alla signora di scrivere il proprio nome. Giovedì 18 febbraio, di buon mattino. Allora, glielo hai chiesto? Ma sì, ed anche forte, mi ha risposto che non era necessario. Piuttosto, mi ha chiesto di venire qui per 15 giorni e mi ha promesso di non farmi felice in questo mondo, ma nell'altro. I fatti prodigiosi hanno sempre attratto le folle. Curiosi e bighelloni seguono ora Bernadette, che si reca ogni mattina alla grotta, che la gente all'epoca riteneva solo un pascolo per i maiali, la tuto cochon. Si diffondono delle dicerie, si parla della Madonna. Per questo, domenica 21 febbraio, dopo la sesta apparizione, il commissario Jacomet convoca Bernadette. Allora Bernadette, è vero che vedi la Madonna? Non ho detto che ho visto la Madonna. Così non hai visto niente. Sì, ho visto qualcosa. Allora, cosa hai visto? Quella cosa ha la forma di una piccola ragazza. Quella cosa, nel dialetto di Lourdes, si dice acchero. Insomma, questa signora, questa ragazza, è vestita, com'è? È bella? Ha un vestito bianco, con una fascia azzurra, un velo bianco sulla testa ed una rosa gialla su ogni piede. Tiene in mano un rosario dello stesso colore ed è molto bella. Frottole, non hai visto niente. T'è parso di vedere. Hai detto che le altre ragazze non avevano visto niente. Anche loro hanno degli occhi, no? Sì, signore, ho visto quella cosa più volte e non posso ingannarmi sempre. Confessa che menti e che ti spingono a farlo. No! Come fare a non disobbedire rispettando due promesse contraddittorie? Quella fatta al padre di non andare più alla grotta e quella fatta alla signora ad andarci per 15 giorni. Il confessore le consiglia di agire come sente e così, nonostante la proibizione, ogni mattina si reca a Massabielle. Il lunedì 22 febbraio passa senza apparizioni, ma il 23 la signora è all'appuntamento. Il 24 un testimone chiede a Bernadette se l'apparizione le parla in dialetto o in francese. Toh, non avete sentito niente? Mi parla in dialetto e mi dà del lei. La nona apparizione, giovedì 25 febbraio, sono presenti più di 350 persone. Bernadette comincia a camminare sulle ginocchia e sembra ascoltare qualcuno. Si alza, va verso il Gav ma torna indietro. Poi si mette a scavare il suolo dal quale inizia a sgorgare dell'acqua sporca. Ne prende nel cavo della mano, ma essendo troppo sporca non riesce a berne. Al quarto tentativo ne beve un sorso. Poi si lava il viso, che si trasforma in una maschera di fango. Sempre in ginocchio, comincia a mangiare l'erba che copre il fondo della grotta. I limiti sono oltrepassati. Un sentimento di stizza attraversa la folla, si grida allo scandalo. Guardate un po' questa sudiciona. Questa ragazza è pazza! È lei che fa correre tutti? Una mocciosa! Più tardi un testimone dirà: avresti detto che portava tutte le pene del mondo. Gli scettici giubilano, quanti credono invece hanno il volto triste. Per il procuratore imperiale Dutour questa pagliacciata deve finire. Bernadette è interrogata, Louise è in lacrime. Non piangere, mamma, non abbiamo fatto niente di male. Il 26 febbraio passa senza apparizioni, ma il 27 ed il 28 Acchero è là. Nella grotta la sorgente scorre chiara e abbondante. Una contadina, Catherine Latapie, con due dei quattro figli, poco prima di partorirne un quinto, vi immerge la mano paralizzata. Sarà la prima miracolata di Lourdes. Martedì 2 marzo, dopo la 13ª apparizione, Bernadette si reca dal parroco. Sei tu che vai alla grotta? Sì, signor parroco, e Acchero chiede che si venga in processione. Cosa? Bugiarda, spetta al vescovo decidere sulle processioni. Bernadette ha appena lasciato il parroco quando si ricorda di qualcos'altro. Oh, ho dimenticato per la cappella! Ostinata, la sera stessa ritorna. Il parroco non è solo, sono con lui due vicari. Mi ha detto anche di dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella, fosse pure piccolina. Questa richiesta ha l'effetto d'una bomba. Una cappella! Sì, signor parroco, ne sono sicura.
L'indomani, dopo la 14ª apparizione, torna a trovare il parroco. La signora continua a volere la cappella. Si sta prendendo in giro. Se vuole la cappella, dica il suo nome e faccia fiorire il roseto della grotta. Allora non sarà piccolina. Su, va! 10.000 persone sono presenti davanti alla grotta per l'ultimo giorno della quindicina promessa. Non succede niente di particolare. Quanti aspettavano un prodigio restano delusi. Ma per i credenti questo è senza importanza. Essi vogliono accostarsi alla piccola veggente, toccarla, offrirle dei doni. No, niente soldi, scottano. Le chiedono di benedire i rosari. Non sono mica un sacerdote. Il 25 marzo è ancora notte quando Bernadette si sveglia. Sono già 21 giorni che non va più alla grotta. La bella signora è là. Signorina, vuole avere la bontà di dirmi chi è? La prego. Come risposta ottiene solo un meraviglioso sorriso. Bernadette insiste. Al quarto tentativo, Acchero alza gli occhi guardando il cielo. Io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette posa la candela e corre dal parroco. Una signora non può portare questo nome. Sai cosa significa? No, ma ha detto proprio così. Me lo sono ripetuto strada facendo e continuo a volere la cappella. Rientra a casa, Bernadette. Ti vedrò più tardi. Immacolata Concezione. Chissà cosa vuol dire. È soltanto a sera che le sarà detta la verità. Si trattava davvero della Madonna. Il 7 aprile Bernadette ritorna alla grotta per un 17° appuntamento con Maria. È presente il dottore Dosù come osservatore in nome della scienza. Assorta nella sua preghiera, Bernadette non si accorge che il pesante cero le scivola fra le mani. Le sue dita sono ora attorno alla fiamma. Incredulo, il dottore le osserva le mani. Nessuna scottatura. Adesso sì che ci credo. Il 3 giugno, finalmente Bernadette fa la prima comunione. Alcuni visionari affermano d'aver visto anche loro la Madonna. Per far fronte a queste esagerazioni, le autorità civili mettono delle palizzate davanti alla grotta. Esse saranno distrutte e ricostruite per ben 3 volte. Il 16 luglio Bernadette vedrà per l'ultima volta in questo mondo la Madonna. Mi è apparsa bella come non mai, agli occhi azzurri. Monsignor Laurence, vescovo di Tarbes, costituisce una commissione d'inchiesta. Bernadette è inviata dal santo di Betarram, Michel Garicoitz, perché questi dia il suo parere. Fin dagli inizi egli non aveva mai dubitato di Bernadette, ma voleva che fosse il vescovo a pronunciarsi. I giorni passano. Bernadette va a scuola, nella classe dei piccoli, che è gratuita. Poiché i genitori sono continuamente importunati dai visitatori, il parroco, per proteggerla dai curiosi, la fa entrare come pensionaria nell'ospizio di Lourdes, che è diretto dalle suore di Nevers. In quest'umile nascondiglio sarà un'alunna come le altre. Per la prima volta conoscerà una vita divisa fra scuola e giochi, da ragazza della sua età. Si scoprirà qui una Bernadette dotata per i lavori manuali, che ama occuparsi dei bimbi. Gaia, testarda, civettuola, pia ma non bigotta. All'ospizio resterà 7 anni, durante i quali impara ad amare e curare i poveri e gli ammalati. Matura qui la sua vocazione religiosa. Agli interrogatori più seri, alle domande più insidiose, Bernadette risponderà sempre con sicurezza, con calma e grande modestia. Il 7 dicembre 1860, di fronte alla descrizione che fa della Madonna, il vescovo, profondamente colpito, chiama a testimone la commissione. Avete visto questa fanciulla? 13 mesi dopo firma il decreto che riconosce le apparizioni. Poi,
dichiara miracolose le 7 guarigioni avvenute fra marzo e novembre del 1858. Una statua dell'Immacolata Concezione è scolpita da Joseph Fabisch con la consulenza di Bernadette, ma lei stessa non la troverà somigliante. No, non va. Alzava gli occhi, non la testa. Il 4 aprile 1864 la statua è collocata nella grotta, dove Monsignor Laurence la benedice alla presenza di 20.000 persone venute in processione. Bernadette, ammalata, è rimasta all'ospizio. Quello stesso giorno, nonostante i suoi dubbi, un ignorante come me può dare tutta la vita a Dio, prende la decisione di entrare dalle suore della carità di Nevers. Bernadette comincia il prenoviziato nel mese di febbraio del 1865 e fa la richiesta d'entrare in noviziato nell'aprile del 1866. Dopo un'ultima visita alla grotta ed un ultimo pasto in famiglia, mercoledì 4 luglio il treno la conduce verso Nevers, dove arriva sabato sera. Il giorno dopo le novizie e le prenovizie sono riunite. Bernadette, vestita ancora da contadina, racconta le apparizioni davanti a tutta la comunità. La maestra delle novizie, Marie-Thérèse Vauzou, e madre Josephine Humbert, superiora del convento, accolgono Bernadette con gioia. Il 29 luglio prende l'abito col nome di Suor Marie Bernard. Fa i voti di povertà, castità, obbedienza il 30 ottobre 1867. Ogni suora riceve una destinazione in una delle comunità francesi. Il vescovo lascia Bernadette a Nevers, affidandole il compito della preghiera. La giovane professa è nominata aiuto infermiera. Svolge talmente bene il suo compito che durante una malattia dell'infermiera titolare sarà la sostituta naturale. Per 2 anni dirige l'infermeria con devozione e competenza. Autentica suora della carità, gratifica gli ammalati non solo delle sue cure, ma di tutta la sua delicatezza spirituale. Dopo la morte della madre nel 1866 e quella del padre 4 anni dopo, come maggiorenne si sente responsabile del futuro e della fede dei fratelli e delle sorelle. Bernadette sogna una vita cristiana perfetta per tutta la famiglia. Non chiedo che siano ricchi, ma che amino Dio e siano come si deve. Nel convento di Saint-Gildard vivrà 13 anni di vita religiosa nascosta in Gesù Cristo. Una fede senza riserve le farà accettare tutte le croci. Questa fede viene da Massabiel e si esprime in un amore per il quale renderà grazie sino alla fine del suo cammino terrestre. Questa grande generosità le darà sempre pace. Nel giugno 1873 la sua salute s'aggrava e riceve l'unzione degli infermi. Nel 1875 non ha altro compito se non quello dell'ammalata e vive a letto nella sua cappella bianca. Nel febbraio 1879 affronta l'ultima prova. Con sulle labbra un'ultima preghiera a Maria, il 16 aprile 1879, a 35 anni, Bernadette entra nell'altro mondo promesso dalla Signora di Massabiel. I funerali sono grandiosi. Il corpo viene inumato nella cappella di San Giuseppe nel parco di Saint-Gildard. Dal 2 marzo 1858 si contano 35 guarigioni, di cui 8 riconosciute miracolose.
viene introdotto il processo di beatificazione. Si riesuma il corpo che si è conservato perfettamente. Nel 1913 Pio X fa proseguire il processo e richiede una seconda esumazione. La Prima Guerra Mondiale interrompe tutto, ma il 18 aprile 1925 Pio XI, dopo una terza esumazione che conferma lo stato di straordinaria conservazione del corpo, la proclama beata. Il 18 luglio il corpo di Bernadette è messo in un reliquiario di vetro ed esposto nella cappella del convento di Nevers, dove ancora oggi è possibile vederlo. L'8 dicembre 1933 è proclamata santa. Fin qui, carissimi, la vita di Bernadette Soubirous. Ma la storia continua e vorrei modestamente darvi la mia testimonianza. A Lourdes tutto è previsto per accogliere i pellegrini. Numerosi volontari danno il loro tempo per aiutare malati e handicappati. Dai piedi della statua della Vergine Incoronata ci siamo diretti verso un grande piazzale dove si ergono le basiliche e i santuari. È qui che un mattino una piccola ragazza ha scoperto il colloquio dell'amico con l'amico, passando dalla recita meccanica del rosario alla scoperta della preghiera in un rapporto silenzioso con Maria. Ognuno di noi ha pregato in silenzio. Sono andata nella grotta e ho posato la mano sulla roccia. La superficie è completamente liscia, consumata dalle carezze di speranza e d'amore di milioni di pellegrini che sono venuti a pregare qui da più di 130 anni. Bevi alla sorgente e lavati, ha chiesto la Signora alla nona apparizione. Questa sorgente offre acqua pura e fresca, acqua simbolo che ricorda l'acqua che uscì col sangue dal costato di Cristo. Allora ho bevuto di quest'acqua e mi sono lavata il viso.